Appuntamento importante, come ho concordato con gli organizzatori, darò alcuni flash di base su cui poi instaurare la discussione. Appunto, qualche dato sull'utilizzo degli strumenti di pagamento già accennati, ma diamo dei valori e forse anche qualche interpretazione, soprattutto interpretazioni che ci permettono di capire quali sono i fattori che oggi ostacolano la persistenza del contante, anche perché se non li cogliamo correttamente rischiamo che poi qualsiasi provvedimento non colga poi un effettivo bisogno che bisogna andare a intervenire. Poi un metodo di lavoro, perché anche in questo caso non è irrilevante per la buona riuscita poi di una eventuale iniziativa. Ovviamente farò anche dei punti di attenzione correlati anche con il metodo di lavoro. Primo elemento, il tema del ricorso a strumenti di pagamento elettronici da parte degli italiani. Indubbiamente cresce, vedete che la barra blu è in aumento, siamo passati dal 2000 a 48 operazioni pro capite annue, oggi siamo a 71, un incremento del 48%. Sembrerebbe un buon risultato, ma se lo compariamo con quanto è successo negli altri paesi europei, ovviamente siamo in una situazione ben diversa. Prima erano 110 operazioni, oggi sfioriamo le 200 operazioni. Quindi anche gli altri paesi hanno avuto una intensa crescita nell'utilizzo degli strumenti elettronici. Addirittura noi non abbiamo ancora recuperato il dato del 2000. Questo che cosa sta a significare? Vado al lucido successivo. E forse qui è uno dei primi punti di attenzione, perché quando parliamo di pagamenti elettronici nella loro globalità, poi se andiamo a fare uno spacchettamento, non c'è solo la carta di credito, che è la cosa che in questo momento va per la maggiore. Ma tra gli strumenti elettronici, per esempio, ci sono gli addebiti automatici in conto. Se abbiamo delle bollette da pagare, c'è la possibilità di fare un addebito automatico. Oppure il bonifico, che è un altro modo di pagamento perfettamente tracciabile. Allora, cosa succede? Che in realtà noi non siamo solamente nella coda della distribuzione su uno strumento. Allora, questo potrebbe dire c'è un problema di costo, c'è qualche elemento specifico. Sono tutti gli strumenti elettronici che risentono di questo aspetto, e questo forse è un elemento che bisogna incorporare nell'ambito delle iniziative per il contrasto del contante, perché se vedete negli altri paesi ci sono delle differenziazioni. In alcuni paesi c'è l'utilizzo elevato dell'addebito in conto, in altri più elevato del bonifico, cioè ci sono delle caratteristiche strutturali interne di ogni paese che giustificano dei comportamenti differenziati. Nel nostro tutto in basso. Allora la domanda è perché, e quindi nel lucido successivo, c'è una preferenza totale, appunto il 92% dei pagamenti avviene in contante, e c'è un altro dato soprattutto anomalo, che sta crescendo anche il prelievo che viene effettuato attraverso i cosiddetti ATM, termine a tecnico bancomat, cioè ci sono, però si va all'ATM per prelevare il contante e poi effettuare i pagamenti, che è una cosa abbastanza illogica, perché poi invece la dotazione dei POS, tutto sommato, quindi dei punti dove si possono effettuare i pagamenti, è totalmente allineato con il caso italiano. Allora, la domanda che ci siamo posti come associazione bancaria, di fatto un anno e mezzo fa, due anni fa, è stata quella di dire: ma perché, abbiamo chiesto a una società di ricerche di mercato, perché c'è questa preferenza per il contante? E vengono fuori tre fattori. Sono fattori importanti su cui bisogna agire in modo puntuale, su ciascuno di questi in modo differenziato, con misure anche di tipo differenziato. E devo anticipare che sicuramente la proposta di legge coglie questi aspetti differenziali proprio su questi temi. Il primo, fattori socioculturali. Indubbiamente noi abbiamo, che sta crescendo l'utilizzo contante e contestuale anche dello strumento elettronico, però in alcune fasce della popolazione, soprattutto quella popolazione non più in giovane età, ha una preferenza naturale rispetto all'utilizzo del contante. Questo è già un primo elemento di caratteristica sociodemografica. Però poi l'altro elemento socio-economico-demografico è anche la minore penetrazione che in Italia c'è per quanto riguarda la grande distribuzione. Negli altri paesi la grande distribuzione è arrivata molto prima. Nella grande distribuzione l'utilizzo
delle forme diverse al contante è molto più sviluppato, quindi questo è un elemento su cui bisogna riflettere come caratteristica specifica. L'altro tema invece è quello di una diffidenza strutturale nei confronti della moneta elettronica, e forse qui devo assumere anche una responsabilità come settore bancario: non facciamo tanta informazione. Recentemente siamo stati al CNEL, il CNEL sta lavorando proprio su un'ipotesi di intervento per la diffusione della moneta elettronica, ma se si domanda a qualcuno, dice: ma perché non utilizzi la moneta elettronica? Ah, ma io non ho la possibilità di avere una rendicontazione immediata, mi costa, mentre il contante non mi costa nulla. Cioè ci sono dei luoghi comuni che non sono vini, che non sono veri, ma che vengono ripetuti in continuazione. Quindi la necessità in questo caso di intervenire su questo tema è sicuramente importante, e quindi anche un'iniziativa, e su questo diamo ampia disponibilità proprio perché c'è questo aspetto specifico all'interno del disegno di legge per poter intervenire. Altro tema importante è quello della sicurezza. Oggi i pagamenti elettronici sono eccezionalmente sicuri, soprattutto in Italia, proprio perché sono state introdotte tutta una serie di elementi che ne rafforzano la sicurezza. Ma un elemento importante, in realtà è l'ultimo, che poi è stato indicato in precedenza, il vero elemento che secondo noi in questo momento sta frenando lo sviluppo della moneta elettronica in Italia è la caratteristica della tracciabilità. Perché la tracciabilità in qualche maniera è un elemento che entra in contrapposizione proprio con alcune caratteristiche purtroppo strutturali del nostro paese. Cioè, noi sappiamo che il nostro paese, la cosiddetta, come viene detta dal presidente Patuelli, Nerolandia, è rilevantissimo. La strumentazione elettronica comunque ne permette sempre una perfetta tracciabilità, e questo entra in contraddizione poi con l'economia sommersa, con l'evasione fiscale. Poi ci sarà sicuramente l'intervento del dottor Di Capua su queste, ma questo determina non solo tema evasione, ma soprattutto azioni criminose e rafforzamento di alcuni aspetti. Vado a questo punto a chiudere. I luci li lascio, c'è un'elencazione delle norme che sono state prodotte in questi anni, posso dire troppe, eccessive, disorganizzate. Scusate, mi permetto di fare questa affermazione nel luogo deputato alla predisposizione, ma c'è una difficoltà da parte di tutti gli operatori nel rispettare queste norme, che è di una complessità. L'abbiamo visto ieri, emanazione di un provvedimento del MISE per l'applicazione, oltretutto arrivato dopo l'entrata in vigore, quindi già in ritardo. Poi abbiamo avuto un emendamento approvato che posticipava di un anno e mezzo, poi un'ulteriore revisione con il posticipo di solamente 6 mesi. Considerando che le banche non hanno chiesto questo provvedimento, però questo genera confusione, mentre in questo momento nel nostro Paese abbiamo bisogno di certezze, di chiarezza, di semplicità, perché tra i vari provvedimenti che sono in corso di approvazione c'è anche Destinazione Italia, che dovrebbe avere la capacità di attrarre risorse dall'estero, ma se continuiamo con un'incertezza normativa non raggiungiamo il vero obiettivo che ci dobbiamo porre come sistema Paese. Allora, se dobbiamo ragionare come sistema Paese, l'unica modalità, e questo può essere rappresentato nel lucido successivo, è stato indicato anche nelle relazioni introduttive, non possiamo immaginare di fare dei provvedimenti che vanno a guardare solamente un pezzo della storia, ma devono guardare l'insieme degli operatori e gli insiemi degli interessi in gioco. Solo perché se noi raggiungiamo questo obiettivo, quindi creando un tavolo comune dove c'è una raccolta di informazioni e ci sono anche delle sedi che lo possono fare istituzionalmente, noi possiamo mettere insieme un insieme di provvedimenti, ma a questo punto quasi una sorta di testo unico che faccia chiarezza e possa dare effettiva stabilità. L'ultimo punto con cui vorrei chiudere, che ovviamente sono dei punti di attenzione, il lucido successivo, ancora successivo, grazie, è che per rispondere a questa esigenza di chiarezza, di stabilità, di valorizzazione degli interessi complessivi, dobbiamo sicuramente, come dicevo in precedenza,
un approccio da testo unico, un approccio che valuti complessivamente vantaggi e svantaggi concorrenziali che vengono introdotti dalle norme, con analisi di impatto vero, sia ex ante, ex post, perché altro problema in Italia, facciamo tante norme dove la valutazione di impatto è solamente tipo contabile, mai comportamentale, e mai ne viene fatto successivamente una valutazione precisa e puntuale di quali sono gli effetti, anche per alcune volte apportare delle modifiche che non sono solamente un semplice emendamento, ma una riflessione strutturata e organizzata. Da questo punto di vista il settore bancario, l'ABI, è pienamente disponibile a collaborare. Grazie.